hai disputato una buona mezz'ora, quella finale di gara, il Cesena spugna per 0-2 il campo della Vispesa. Sì, è stata una partita complicata, loro una squadra bella tosta e noi ovviamente, quelli che sono entrati dopo, ovviamente abbiamo saputo tenere il livello alto, ad alzarlo anche di più e alla fine si è riusciti a portarla a casa. L'aveva detto anche il mister alla vigilia, fondamentale coinvolgere tutti, anche voi delle seconde linee, tra virgolette. Sì, sì, come dice bene il mister, il punto forte di questo gruppo è che puoi contare su tutti in ogni momento, quindi chi entra dà sempre il massimo e questo è per la squadra è proprio un lato non positivo di più. Ecco, seguiremo il pelo dell'uovo di questa sera, l'unica pecca forse il palo di Varone e non aver chiuso la gara nel primo tempo. Sì, dai, ovviamente quello di Ivan è stato ovviamente un'azione un po', cioè non riuscita, però siamo riusciti a tenere la testa alta e a continuare ad attaccare e a portarla, a chiuderla, diciamo. Un altro aspetto fondamentale è non aver incassato reti. Sì, quello è, siamo molto bravi, ci esercitiamo ogni allenamento a non prendere gol e su quell'aspetto siamo molto bravi a difendere tutti, a partire dagli attaccanti. Ecco, invece guardando il tuo aspetto personale, come stai vivendo questa stagione, al di là di tutti quanti numeri che state raccogliendo molto importanti, anche dal tuo punto di vista personale, come sta andando? Diciamo che mi ritengo molto fortunato ad essere qui in questa squadra quest'anno, perché come mio primo anno tra i grandi a livello professionistico ho gente come De Rose, come Prestia, come Silvestri, come tutti, su cui loro possono contare su di me, io posso contare su di loro e non c'è allenamento che loro non mi aiutino sempre, quindi sono veramente grato per essere in questo gruppo, fantastico gruppo. Ecco, l'ultima domanda sul secondo gol, c'è anche il tuo zampino, prima nell'azione precedente avevate fatto una specie di schema voluto, poi avete sfondato per lo 0-2 definitivo. Sì, avevo già visto che Ricky era già, Chiarello era sulla palla, ho detto continuo anch'io, ho accelerato fino all'ultimo e perché comunque ero fresco, quindi dovevo dare una mano in più in quell'azione. Me l'ha data un po' larga, però preferisco no, così. Grazie. Ho visto Gonsei e Ivan dentro e gliel'ho messa. Giusto.